Buonasera Presidente, le chiedo se era questo l'esordio che si aspettava e che voleva. Is that the first game at Mazza that you expected? Se lo immaginava Please, così, ecco. do you imagine this type look, yeah, I mean, obviously. Okay, Ben. Look, I expected us to have a very good game tonight. The team was clearly ready, even the way they played in against Pisa and what I saw this week in practice. Pep had this team ready, and the team knew they were ready. So I expected us to have a very good game tonight. I knew we were going to win. Did I expect this? No, of course I didn't expect five goals, but this team is good. And obviously, you know, I appreciate that our first game here in this new era of Spal at home was incredibly special. Okay, è stata una bellissima partita, una partita fantastica. Dopo Pisa mi aspettavo una reazione da parte della squadra, ma se mi chiedete se mi aspettassi una vittoria così larga, ovviamente no, 5 gol sono qualcosa di incredibile. Sono molto contento che la prima in casa di questa nuova era della Spal sia andata in questo modo. È stata veramente una serata incredibile, fantastica, molto emozionante. Sono veramente, veramente felice. Faccio una domanda io. Valbert. Presidente, questo è stato il suo primo contatto col pubblico ferrarese, anche se purtroppo ridotto per le cause che tutti conosciamo. Ecco, come ha vissuto questo primo contatto con i tifosi della Spal? First contact. Sì. Un bel domanda. No, come hai detto prima in prima conferenza di stampa con noi due settimane fa, il nostro tifosi è incredibile, proprio incredibile. The emotions they gave me tonight is something I will never forget. In the stadium, outside the stadium, before the game, with the boys from the curva outside the stadium, what happened just now at the end of the game in the curva is something that I will never forget. Fortunately, my partner, Pat Carroll, captured it on video, so I don't have to forget. I'm going to watch it about 100 times. They touched me significantly and profoundly, and I'm not surprised because they are the most special fans really in the world. Le emozioni che ho provato stasera sono qualcosa di incredibile, di indescrivibile, che non dimenticherò mai, non solo durante la partita ma anche nei momenti prima della partita, quando mi sono incontrato con i tifosi della curva. È stato fantastico sentire il loro entusiasmo, e poi ovviamente quel momento a fine partita quando sono andato sotto la curva, ricevere tutto quel calore, tutto quell'affetto da parte dei tifosi è stata veramente una cosa che non potrò mai dimenticare. Fortunatamente il mio amico e socio Pat ha immortalato ogni momento, così che potrò rivivere questi ricordi per sempre. Non sono però sorpreso dell'affetto e della reazione dei tifosi, perché li conoscevo e so che sono veramente i migliori al mondo, i tifosi della Spal. Posso dire una cosa io? Prego Stefano, vai. Presidente, buonasera, complimenti per la vittoria. Negli ultimi 2 giorni di calciomercato, cosa possiamo aspettarci? Cosa si possono aspettare i tifosi della Spal? Ho capito. Okay, so, you know, again, Giorgio and Ivo and Massimo are working, you know, on these last few days. I want them to work in serenity, but you know, I think what's obvious is that in the last 2 weeks we've done a pretty good job putting this team together. You know, whatever additions we make, they're just finishing touches. They're not fundamental structural changes, because this team is terrific. And don't forget, that's without everyone playing yet. Dariva just arrived, and Zuccolini hasn't played. Ayub hasn't played yet. So, you know, we still have some time to grow together as a team. So, whatever they do at the end is just the finishing touches.
Ok, Ivo, Giorgio e Massimo hanno lavorato alla grande in questi giorni e continueranno sicuramente a lavorare con grande impegno e grande serenità anche in questi ultimi due giorni, ma non dobbiamo dimenticare quanto fatto finora e i tanti giocatori che sono arrivati. Io penso che questa squadra, trovando l'affiatamento, l'amalgama, possa solo che crescere, che migliorare. Cosa accadrà in questi ultimi giorni non lo so, ma sicuramente non dobbiamo dimenticare che abbiamo rivoluzionato la struttura della squadra inserendo ottimi innesti, giocatori giovani, forti. Tanti non hanno ancora avuto modo di vedersi appieno in partita, gli ultimi arrivati ad esempio come Zuculini, Ayub, ma sono tutti giocatori di grande qualità in cui sia io che la dirigenza riponiamo molta fiducia, e quindi per me è fondamentale che ora con il tempo a disposizione l'affiatamento tra i giocatori cresca sempre di più. Okay, guys. Se ci sono altre domande. Look, again, I could not be happier. I'm not going to be able to sleep tonight, but that's okay. I'm very proud of our players. Colombo showed that he's the striker that we all thought he was, and obviously Marco Mancosu makes such a big difference. But the whole team was terrific, so I'm really proud of everyone, and particularly Pep and his staff. Sì, ovviamente stanotte non dormirò, l'emozione è stata troppo grande, ma ci tengo a sottolineare appunto la prestazione di Colombo. Stasera ha dimostrato di essere un vero attaccante, anche Mancosu ha fatto delle giocate di altissimo livello, ma voglio evidenziare e sottolineare che tutta la squadra, tutto il gruppo è stato fantastico, anche i subentrati hanno giocato tutti veramente dando il 101%, un'emozione per me incredibile, indimenticabile. Sono veramente veramente orgoglioso di quanto ho visto stasera in campo. And lastly, I'm leaving tomorrow. I'll be back in about 9 days or 10 days, but you know, I'll be in touch. I'll be every day working on this project. I'll be in touch with obviously everyone here. I'm available to all of you guys, the journalists, and I just want to thank you all, the journalists here, for being incredibly professional and incredibly welcoming to me and my partner and our staff. You guys have really, really made a difference to me, and so I appreciate everything. Each and every one of you guys have been absolutely terrific, so I thank you from the bottom of my heart. Io domani ritornerò negli Stati Uniti e penso che farò rientro a Ferrara tra 9 o 10 giorni. Ad ogni modo voglio ringraziare con il cuore tutti voi giornalisti per l'accoglienza e la professionalità che avete dimostrato nei miei confronti e nei confronti di Pat Carroll, il mio socio. Sono veramente felice di questo e voglio precisare che sono disponibile con tutti voi anche se non sarò presente fisicamente qui a Ferrara, perché comunque anche da lontano sarò in contatto con la realtà della società, con i dirigenti in ogni momento, e sono disponibile anche per voi per qualsiasi necessità, qualsiasi domanda. Volevo ancora ringraziarvi per la vostra disponibilità e ci vediamo presto a Ferrara. Buonanotte. Grazie, guys. Ciao. Buonanotte. Ciao. Grazie, buonanotte.